L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Da Rita Severin Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica. È la scelta giusta. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori e in te, Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale, con vitamina C, magnesio e zinco taurato, nelle migliori farmacie e parafarmacie, oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. E bentrovati al 60 News. Oggi una grande ospite al mio fianco, una grande professionista, la dottoressa Manuela Codispoti, biologa nutrizionista, laureata in scienze della nutrizione magistrale presso l'Università di Cosenza ed esercita la sua professione a Bovalino Marina. Benvenuta. Grazie Raffaella, grazie a tutti per l'invito. Il ruolo da nutrizionista, dottoressa, sta assumendo sempre maggiore importanza. Ce ne vuole parlare? Certo, il nutrizionista oramai è una figura che sta assumendo sempre maggiore importanza, soprattutto in una situazione come questa. Sappiamo che ci troviamo in una condizione di pandemia, ovvero ci siamo trovati a rinchiuderci nelle nostre case. Purtroppo il nostro stile di vita è cambiato, la quarantena, la vita sedentaria ha portato le persone comunque a cambiare il proprio stile di vita e questo ha avuto delle ripercussioni negative sia su quello che è lo stato mentale, sullo stato di salute delle persone e di tutti noi. Il nutrizionista è una figura molto importante perché non è solamente colui che deve rilasciare un piano alimentare. Il nutrizionista deve tenere in considerazione tre cose fondamentali: l'importanza di quella che è l'alimentazione, l'importanza della nutrizione e anche il benessere psicofisico del paziente. Quello che io cerco di chiarire e far capire alle persone che vengono nel mio studio è che il dimagrimento deve essere un percorso che deve portare a stare meglio. Esistono poi tanti percorsi che vengono fatti al mio studio, perché comunque io mi occupo di dietoterapia, quindi tratto sia le persone che hanno bisogno di diminuire il proprio peso, ma anche persone che hanno sono sotto il peso normale e quindi devono aumentare quello che è il peso corporeo. Per quanto riguarda la mia figura è abbastanza complessa, è vero che adesso c'è un po' di disordine perché comunque anche il personal trainer parla di alimentazione, ci sono i coach, ma io vorrei fare chiarezza. Una volta che voi decidete di
Affidare il vostro benessere e la vostra salute, fatelo a persone qualificate. Che sia un nutrizionista, che sia un dietista o che sia un dietologo. Precisiamo questo. Il nutrizionista è innanzitutto un biologo che ha conseguito una laurea di tipo quinquennale. Io precisamente mi sono laureata a Cosenza in una laurea magistrale in scienze della nutrizione. Subito dopo aver finito gli studi ho conseguito l'abilitazione e mi sono iscritta all'albo dei biologi come biologo senior. Quindi ho seguito un percorso di studi che è stato lungo. Sono state tante le difficoltà. Non nego che ci sono stati tanti momenti in cui avrei voluto rinunciare, no? Avrei voluto buttare la spugna, la difficoltà dell'esame, ma tutto questo mi ha portato a diventare quello che sono adesso, quello che sono oggi e a svolgere la mia professione. In effetti lei esercita giustamente a Bovalino Marina, se non vado errato. Esatto. Presso uno studio? Sì, lo studio è mio. Dove visito i miei pazienti. Per quanto riguarda quello che è il mio ruolo, io inizio facendo delle domande, quindi si inizia dall'anamnesi, dove vado a chiedere quelli che sono i dati base del paziente, nome e cognome, la data di nascita, dopodiché vado a investigare, a scavare, a capire se ci sono delle patologie, eventuali intolleranze per quanto riguarda anche gli alimenti oppure se il paziente assume dei farmaci. Infatti oggi la puntata viene proprio rivolta all'alimentazione proprio del sistema immunitario. Infatti spesso l'alimentazione, dottoressa, e la nutrizione vengono usati come sinonimi. È realmente così? Ci può dare qualche delucidazione in merito? Sì, allora, potrebbero sembrare sinonimi, ma non lo sono. Perché nutrirsi ha un significato di tipo fisiologico. La nutrizione riguarda l'atto involontario, ovvero il percorso che i nutrienti fanno all'interno del nostro corpo, quindi comprende i processi biochimici, comprende la fase di digestione e la fase di trasporto dei nutrienti. Quando noi parliamo di alimentazione, l'alimentazione invece indica quello che è un atto volontario, un atto che viene comunque condizionato da quelle che sono regole religiose, sociali. Quindi l'alimentazione riguarda serve a soddisfare quello che è il bisogno della fame e il bisogno della sete. Ecco perché anche qui possiamo fare un'ulteriore distinzione entrando nel dettaglio e parlare di quelli che sono i nutrienti, ovvero i nutrienti sono delle sostanze che servono a soddisfare il nostro fabbisogno energetico mantenendo lo stato di salute. Gli alimenti invece sono la fonte dei nutrienti. Quando parliamo di alimenti parliamo quindi dei cereali, della carne e derivati, latte e derivati, delle uova, pesce e frutti di mare. Perché ricordiamo che questi alimenti possono essere fonte sia di sostanze benefiche, quindi che possono avere un profitto, possono far bene al nostro stato di salute, basta pensare alla fibra alimentare. Qui potremmo aprire un'altra puntata, faremo un altro 60 news. Perché no? I probiotici, ma anche dobbiamo considerare che all'interno del nostro cibo ci sono anche delle sostanze tossiche, perché comunque non tutto quello che mangiamo è sempre sano. Non tutto quello che portiamo sulle nostre tavole è genuino. Ecco perché qui è importante anche la figura del nutrizionista. Consigliare i pazienti a rispettare la stagionalità, a portare sulle nostre tavole frutta e verdure di stagione. E io mi leggo e dico, durante il periodo autunnale, giusto, si sente parlare spesso di sistema immunitario. Ma di cosa si tratta? Sì, quando noi parliamo del sistema immunitario, allora anche questo è un discorso abbastanza complesso che io cercherò di semplificare. Allora, il sistema immunitario è il nostro scudo, è un insieme complesso, una rete costituita da cellule, da barriere, che protegge il nostro organismo da degli insulti esterni, insulti che possono essere di tipo chimico, fisico oppure da un trauma. Noi giornalmente siamo esposti al contatto con virus, batteri, funghi, con dei patogeni. Naturalmente questo sistema quindi ci aiuta a proteggerci, se no noi saremmo sempre malati naturalmente. Esistono anche due tipi di immunità. Esiste l'immunità innata, che sarebbe l'immunità che noi acquisiamo sin dalla nascita, che sarebbe specifica, e poi l'immunità invece specifica.
ovvero quello che si sviluppa poi nell'arco della vita. Infatti, perché si dice che contrarre una malattia aiuta a sviluppare il sistema immunitario? No, noi in genere diciamo sì, ha preso quella malattia, ha sviluppato degli anticorpi, perché effettivamente una volta che il nostro organismo conosce un patogeno, poi sarà in grado di riconoscerlo poi la volta successiva. Adesso vediamo un piccolo video per far capire meglio alla gente che cos'è il sistema immunitario. Il sistema immunitario. Il sistema immunitario ha la funzione di difendere l'organismo per evitare l'ingresso di virus e batteri. Il nostro corpo infatti utilizza diversi meccanismi di difesa. Le prime difese di barriera sono la pelle integra, il muco prodotto dalle vie respiratorie che ingloba i germi e li espelle con starnuti e tosse, la saliva e i succhi gastrici che li distruggono, le tonsille ricche di globuli bianchi. Se i germi superano queste barriere e si insinuano nella circolazione del sangue, entra in azione il sistema immunitario e si manifesta la malattia. Se l'infezione è localizzata, si ha un'infiammazione, cioè la zona si arrossa perché riceve più sangue che porta elementi di difesa. Se l'infiammazione è diffusa, si ha la febbre, ovvero l'organismo aumenta la sua temperatura per uccidere i germi che non sopravvivono al di sopra dei 37 gradi centigradi. Se, nonostante ciò, i germi si diffondono, entrano in azione i globuli bianchi, che producono anticorpi specifici per quel germe. Lo attaccano e distruggono. Parte di questi anticorpi permangono per lungo tempo nell'organismo, in modo che il sistema immunitario possa rispondere più rapidamente nel caso di una successiva infezione da parte dello stesso gene, senza manifestare la malattia. Lo stesso meccanismo viene sfruttato dalle vaccinazioni. I vaccini contengono germi resi non pericolosi perché uccisi o indeboliti, che stimolano i globuli bianchi a produrre anticorpi per quella particolare malattia. Quando il sistema immunitario reagisce in modo esagerato, producono anticorpi contro sostanze di per sé non dannose per l'organismo. Si genera così l'allergia. Anche se non ce ne accorgiamo, nella vita di tutti i giorni veniamo a contatto con un'enorme quantità di microrganismi, batteri e agenti atmosferici. A proteggerci c'è un vero e proprio esercito, composto dalle cellule del sistema immunitario, i globuli bianchi, che hanno due strategie di difesa. La prima si basa sull'azione delle cellule fagocite, che sono in grado di riconoscere i microbi ed eliminarli. La seconda è svolta dai linfociti, che producono anticorpi, e citochine, sostanze che sono in grado di organizzare le cellule in un esercito pronto a combattere unito. A volte il sistema immunitario trova dei nemici troppo forti oppure viene ingannato. In queste situazioni si richiede l'aiuto di forze esterne, come farmaci o altri rimedi. Ma può anche succedere che il sistema immunitario esageri e si metta a combattere anche contro chi nemico non è, come nel caso delle allergie. O addirittura può mettere in atto un fuoco amico contro cellule del nostro stesso organismo, come avviene nelle malattie autoimmuni. Oggi però abbiamo imparato a educarne il nostro sistema immunitario per renderlo ancora più efficiente. Lo abbiamo fatto con le vaccinazioni, grazie alla quale abbiamo eradicato dal pianeta alcuni pericolosissimi microbi. Un video
video abbastanza chiaro, definito, proprio da far capire alla gente che c'è dall'altra parte, a capire che cosa serve, che cos'è. Una domanda: l'alimentazione, dottoressa, può essere un valido aiuto per migliorare il sistema immunitario? Certo. Il legame che esiste tra alimentazione e sistema immunitario è molto stretto. Basta pensare che comunque all'interno degli alimenti ci sono delle vere e proprie sostanze che hanno un'enorme importanza per quanto riguarda il benessere del nostro organismo. Naturalmente tengo a precisare che la dieta non è quello che ci aiuta a sviluppare tutto il sistema immunitario. Quando io parlo di dieta, ma oramai il concetto di dieta penso che sia superato, mi piace parlare più che altro di alimentazione, di nutrizione. Ecco, quello che cerco di trasmettere ai miei pazienti è l'importanza di uno stile di vita sano. E quando parliamo di alimenti, scegliere alimenti freschi, alimenti a chilometro zero, alimenti biologici. Se noi pensiamo a quello che troviamo adesso nelle nostre tavole, no? Siamo nel periodo di ottobre, troviamo i broccoli che hanno un'importante funzione antitumorale, sono ricche di vitamine, sali minerali e permettono di aumentare quello che è lo stato di idratazione. Adesso arriva il periodo della zucca, no? Fra poco è anche Halloween, l'altro giorno mi pare che avevo fatto pure un post parlando del risotto con la zucca. Io la seguo tantissimo, sono sincera, dottoressa, perché vedo alcuni spunti che le vede nella pagina Facebook, proprio consigliava dei piatti estivi, in quel caso se parliamo in estate, ma invernali, in questo caso ho visto appunto la zucca. Di cosa ci parla proprio? Che cosa contiene? Sì, allora, la zucca è un'ottima fonte di acqua, fibre e sali minerali. All'interno della zucca troviamo una sostanza molto importante che è il beta-carotene, precursore della vitamina A. La vitamina A è una vitamina che favorisce il processo della visione, quindi anche la zucca ha un'azione molto importante. Io la zucca la utilizzo tantissimo e la consiglio perché è altamente digeribile, molto versatile, si può utilizzare come un primo piatto, può diventare un contorno, si può fare al forno, addirittura è utile anche la sera per fare delle vellutate. Perché non facciamo dei bei passati di verdura la sera, che sono molto salutari, ricchi di fibre e di sali minerali? Dottoressa, io ne approfitto, giusto? Vogliamo dire anche quali sono altri alimenti così dovremmo assumere in questo periodo, che comunque sono di beneficio? Cos'altro ci può dare oltre la zucca e i broccoli? Noi certo. Ascoltiamo insomma, e cerchiamo di praticarle, ecco, di renderle certo. Pratiche. Oltre all'importanza della verdura, dobbiamo anche ricordare l'importanza della frutta, ad esempio la vitamina C che è contenuta negli agrumi, è contenuta nelle arance, nelle clementine, la ritroviamo anche nel limone. Io spesso nelle mie diete consiglio la spremuta di limone sopra le verdure, non solo per l'assunzione della vitamina C, ma anche perché il limone, contenente che contiene questa vitamina, permette di favorire l'assorbimento del ferro. Il ferro negli alimenti si trova in una forma che non è facilmente assorbibile, visto che ci troviamo comunque in una zona della macchia del Mediterraneo dove spesso mi trovo delle pazienti che soffrono di anemia mediterranea, consiglio l'assunzione della vitamina C che favorisce l'assorbimento del ferro. Quindi adesso che ci troviamo, siamo verso fine ottobre, inizio novembre, la mattina nelle nostre colazioni non deve mancare la spremuta d'arancia, quindi forza con la vitamina C che è molto importante per sviluppare il nostro sistema immunitario. Un altro frutto che non dobbiamo dimenticare è il kiwi, perché si pensa sempre, no, per antonomasia, che la fonte principale di vitamina C sia l'arancia, ma non è così. Il kiwi contiene paradossalmente molto più vitamina C rispetto all'arancia, è un ottimo frutto ed è ricco anche di fibra, la fibra alimentare che favorisce il benessere del nostro intestino, favorisce il movimento
trattamento peristaltico, quindi fa sì che ogni giorno noi possiamo stare sempre meglio, anche perché la fibra ha anche un'azione importante a livello del sistema nervoso, perché facendo un effetto spugna, la fibra è in grado di aumentare quello che è il senso di sazietà. Ecco perché seguire una dieta con poca frutta e poca verdura riduce questo senso di sazietà e quindi ci porta anche a mangiare i cibi spazzatura, andando a rinunciare a quelle che sono le ricchezze del nostro orto. E invece esistono alimenti nemici del sistema immunitario? Purtroppo sì. L'avevo accennato già prima quando parliamo degli alimenti spazzatura, ovvero delle carni che sono conservate, che sono ricchi di acidi grassi trans, ad esempio gli insaccati, le carni conservate, lo zucchero bianco è uno dei grandi veleni del nostro sistema immunitario. Infatti, quando noi parliamo di zuccheri complessi o di fruttosio, il fruttosio che è lo zucchero presente all'interno della frutta, lo zucchero bianco che ritroviamo nei dolci e nelle nostre merendine non è per niente salutare. Quindi cerchiamo di cambiare anche le abitudini nostre e soprattutto facciamolo per il benessere dei nostri figli. Quindi per chi ha i bambini è consigliabile meglio il ciambellone chiamato della nonna e non le merendine acquistate nei supermercati o comunque contengono tanti conservanti. Questa è anche una piccola chicca che mi porto anch'io a casa, nonché ho anche due bambini e quindi due ragazzi in questo caso. Assolutamente, il ciambellone è molto più versatile, può essere fatto in casa, ad esempio può essere fatto col miele. Ottimo. Invece dello zucchero bianco, potrebbe essere un'ottima alternativa alla briochina che è industriale, oppure come merenda dei bambini la frutta, anche la classica merenda della nonna, un pezzo di pane con del pomodoro e dell'olio potrebbe essere un'alternativa al panino, perché no? Lei cosa consiglia degli integratori naturali per migliorare il sistema immunitario? Sì. Allora, esistono degli integratori naturali che possono aiutare il nostro corpo a rispondere agli agenti esterni, perché non sempre la nostra immunità e l'alimentazione riescono a rispondere, perché dobbiamo pensare che il sistema immunitario è molto sensibile a tutti i cambiamenti che vengono all'esterno, quindi tutto ciò che avviene al di fuori del nostro corpo ha anche una ripercussione su quello che è il nostro benessere interiore psicofisico. Ad esempio il cambio stagione influisce sul sistema immunitario, i periodi di stress, la stanchezza hanno tutti delle ripercussioni negative. Un integratore che viene una pianta molto utilizzata in tutti gli integratori che possono aumentare il sistema immunitario, ad esempio l'echinacea. L'echinacea che contiene all'interno appunto delle sostanze che sono in grado di aumentare quella che è la risposta immunitaria. La rosa canina è un'altra pianta che è ricca di vitamina C e può essere un valido aiuto. Dove la troviamo questa pianta? Dove si trova questa pianta? Allora, la rosa canina si trova ad esempio nelle siepi, vicino ai torrenti. Per quanto riguarda poi la formula commerciale, la possiamo trovare ad esempio in erboristeria, in farmacia, possiamo trovare il formulato sotto forma di opercoli, ma anche come tisane, perché no? La tisana potrebbe essere un ottimo rimedio, adesso che fa freddo, penso che ognuno di noi prima di andare a dormire si concede un po' di relax con una bella tisana rilassante, perché no? Soprattutto noi donne, no? Che siamo affezionatissime delle tisane. Noi prima parlavamo di bambini per le merende e tutto, per quanto riguarda i bambini, quali sono secondo lei le linee guida da seguire? Sì, allora per quanto riguarda i bambini è molto importante quello che succede nei primi mesi di vita, perché ricordiamo che il bambino appena nato presenta un sistema immunitario che viene trasmesso dalla madre. Quindi il bambino si trova all'interno di un ambiente che è il grembo materno, che è un ambiente sterile dove riceve questa eredità da parte della madre. Successivamente che cosa succede? Dalla nascita il primo alimento con cui un bambino, ma tutti noi siamo venuti a contatto, è il latte materno. Il latte materno è fondamentale per lo sviluppo dei cerebrositi, quindi contiene queste sostanze che sono indispensabili per il benessere del bambino.
Il sistema immunitario che ritroviamo nei bambini è ancora una bozza, perché poi il bambino con le varie fasi della crescita inizia a venire a contatto col mondo esterno, nelle prime fasi di vita porterà tutto alla bocca e quindi piano piano verso i 3-4 anni abbiamo una vera e propria formazione, diciamo, di quello che sarà il sistema immunitario del piccolo. Per quanto riguarda invece sempre i bambini, esiste anche l'obesità purtroppo infantile. Ci può aggiornare sulla situazione? Sì, allora, per quanto riguarda l'obesità infantile i dati sono allarmanti e noi calabresi siamo i terzi in classifica dopo la Campania e il Molise, quindi purtroppo la situazione non è per niente rosea. Giustamente il primo responsabile di questo malessere dei ragazzi è l'alimentazione, un'alimentazione troppo ricca di cibi conservati, le merendine e soprattutto la vita sedentaria. Purtroppo non si gioca più nelle strade, non ci si incontra no, più. No, purtroppo viviamo in una società che purtroppo in effetti lascia un po' a desiderare, quindi teniamo ancora più a bada questi ragazzi che è un po' controcorrente giustamente della situazione e non ci aiuta a fare attività, di accompagnarli insomma a fare una vita più sedentaria, cosa che non doveva. Adesso questi ragazzini si chiudono nella loro stanza a giocare con la PlayStation o quello che esso sia, invece lei è un appello che dice: un'attività fisica ci si vuole, cioè. Assolutamente, l'attività fisica non va mai trascurata, perché ricordiamo che anche quello che lo sviluppo osseo nelle prime fasi di crescita viene incentivato da un'attività fisica. Esistono sport che addirittura vengono chiamati sport intelligenti, il calcio, il karate, che quindi aiutano non solo a sviluppare la massa muscolare e l'ossatura del ragazzo, ma aiutano a sviluppare delle aree cognitive che sono fondamentali. Basta pensare che ci sono alcune aree del nostro cervello dove ritroviamo ad esempio i neuroni a specchio, che si sviluppano solamente vedendo una persona che ci fa capire come svolgere un esercizio. Quindi anche lo sport è fondamentale per quanto riguarda la crescita dei nostri ragazzi. Questa società che oramai è diventata troppo virtuale, troppo computerizzata, sta sottigliando le emozioni e ci sta portando a diventare noi stessi dei robot. Quindi è ora di intervenire, assolutamente. Mentre adesso parliamo un pochettino sul sonno, anche perché un po' io, ahimè, ne soffro un pochettino di insonnia, però il sonno è importante nel nostro benessere? Assolutamente, il sonno svolge un ruolo centrale per quanto riguarda il benessere psicofisico. Basta pensare che noi siamo regolati da cicli circadiani, ovvero l'alternanza giorno-notte. Durante il giorno noi dobbiamo stare svegli, siamo nella fase di veglia, la notte è fatta per riposare. Naturalmente, se il nostro corpo viene sottoposto in situazioni di stress, ansia, depressioni, oppure quando ci sono stati dei traumi, a questa situazione di insonnia, è normale che le nostre cellule non sono in grado di rigenerarsi. Questo sonno è fondamentale per lo sviluppo del sistema immunitario. Infatti si è visto che una persona che dorme mediamente 7-8 ore difficilmente prende una febbre, un raffreddore. Persone che invece dormono quelle 3-4 ore sono molto più sensibili a questi agenti virali e si ammalano ma molto più facilmente. Un'altra cosa a cui ci tengo aggiungere, che il sonno è anche fondamentale per quanto riguarda il processo di dimagrimento, perché durante la fase è importantissimo. Bello, una bella chicca che ci portiamo a casa noi tutti, perché quindi al dicendo, contrario di quello che si pensa, devo dire che non è vero che chi dorme non prende pesci. No, questo detto è sbagliatissimo. Qua dobbiamo chiarire, perché in realtà invece durante le fasi del sonno si sviluppano, vengono prodotti dal nostro sistema nervoso centrale degli ormoni che hanno un'azione anoressizzante, come ad esempio la leptina, viene prodotta la grelina, quindi chi dorme meglio riesce a raggiungere prima il senso della sazietà e a mantenere un buon metabolismo basale, ovvero il metabolismo basale comprende tutto ciò che è il nostro dispendio quando noi ci ritroviamo a riposo. Anche ritornando al discorso di prima dell'attività fisica, è un bel connubio l'attività fisica e il sonno, perché ad esempio gli atleti
che si allenano, hanno una buona massa muscolare, riescono a riposare molto meglio rispetto a quelle che sono le persone che svolgono una vita sedentaria. Quindi diciamo che vanno insieme entrambe le attività, sia il sonno che l'attività fisica. Esistono dei sali minerali che possono migliorare il riposo notturno? Certo, tra questi ci terrei a menzionare il magnesio e il potassio. Il magnesio interviene in ben 200 reazioni biochimiche, quindi se noi pensiamo a quello che fa il magnesio non ci basterebbe la puntata di oggi per spiegare che cosa fa questo piccolo elemento. Poi casomai eventualmente, se abbiamo un piccolo tempo, volentieri ritornerei, così andiamo più sui dettagli, perché non sarebbe male, dottoressa. Okay. Sì. Così parliamo più del magnesio, vediamo l'efficacia e tutto. Sì, allora il magnesio è importante perché svolge una reazione durante quella che è la contrazione muscolare. Ha un'azione importante per quanto riguarda l'attività del nostro cuore, la pressione sanguigna. E inoltre è importante per quanto riguarda il sonno, perché favorisce i processi di rilassamento. Anche il potassio svolge un ruolo centrale nei processi di contrazione muscolare per quanto riguarda quello che è il benessere del nostro cuore e la pressione sanguigna. Molto spesso durante i periodi caldi, col processo di sudorazione, noi perdiamo questi sali minerali, ecco perché soprattutto durante il periodo estivo si consiglia l'integrazione di sali minerali. Negli sportivi viene consigliata sempre l'integrazione di sali minerali dopo aver svolto un lavoro di tipo aerobico. Per quanto riguarda invece il processo di rilassamento, il sonno notturno, il mio consiglio è quello di assumere il magnesio prima di andare a dormire la sera. Quindi oltre il magnesio anche la melatonina, oppure solo perché anche la melatonina so che comunque alla fine un po' rilassa, almeno. Certo, la melatonina svolge un'altra funzione, va a regolare i cicli circadiani. Ad esempio la melatonina potrebbe essere molto più utile quando si fanno dei viaggi all'estero. Esempio, una persona che si è recata in Australia, dove c'è questa differenza del fuso orario, sì, il famoso jet lag, ecco qui che in questi casi è consigliabile utilizzare una sostanza naturale come la melatonina, perché regola appunto l'alternanza del ciclo sonno-veglia. Quindi hanno funzioni diverse, ma possono anche essere associati come integratori e come aiuto per migliorare la qualità del sonno. Assolutamente. Per migliorare il sistema immunitario, dottoressa, ci può consigliare un modello dietetico? E la domanda qui è: come modello dietetico la nostra famosa dieta mediterranea, ovvero la dieta dei nostri nonni. Apriamo un grande che ci possiamo sbizzarrire, vogliamo capire meglio, noi siamo una spugna che lei, mentre lei parla, il cervello va ad elaborare il tutto per comportarsi, anche tornerei anche sulla spremuta di limone che è, sì, molto interessante, piccole chicche. Comunque, qual è il sistema immunitario che ci può consigliare un modello dietetico? Sì, la nostra dieta mediterranea, che è costituita per un 50% di carboidrati, il 30% di lipidi e un 15% di proteine. La dieta mediterranea è fondamentale per lo sviluppo del sistema immunitario, anche perché all'interno di questo modello dietetico vengono consigliati dei carboidrati, però sono carboidrati che contengono la fibra, sali minerali, i grassi, che sono dei grassi buoni. Basta pensare al nostro famoso olio d'oliva, che ha un'azione antitumorale. All'interno dell'olio d'oliva troviamo anche quella che è la vitamina E, che svolge un sacco di funzioni per il benessere del nostro corpo. E che tipo di funzioni? La, sì, vitamina E che cosa? Aiuta a contrastare tutto quello che è lo stress ossidativo, quindi è un ruolo molto importante quello della vitamina E, che non dobbiamo trascurare. Quindi mi raccomando, quando andiamo a condire i nostri alimenti, utilizziamo sempre un cucchiaio di olio d'oliva a crudo sulle nostre pietanze.
insomma, una dieta mediterranea, non strana, poi soprattutto che ha un pezzetto di terreno, dottoressa, alla fine esatto. Sono quelle che sono le giustamente senza conservanti, senza proprio dall'orto a casa, la produzione veramente. Sì, la dieta mediterranea che oltre a utilizzare i cereali utilizza le leguminose che sono pure un'ottima fonte che permette, ad esempio, il classico piatto dove all'interno abbiamo pasta e legumi, permette di completare il quadro amminoacidico. I legumi, che sono un'ottima fonte anche di fibre e sali minerali, perché no? Sono anche molto sazianti. Il costo è pure inferiore rispetto a quello della carne, perché dobbiamo privarci dei legumi. Quindi, oltre ai legumi, il farro invece cosa ne pensa? Perché sì. Queste ragazzine, questi teenager, almeno sempre da esperienza, no? Comunque una ragazzina che comunque ambisce sempre tipo nelle diete, nonostante, perché ambiscono sempre, che cosa ci consiglia? Perché fa sempre uso del farro, è buono, cioè. Certo, il farro rientra tra i cereali. Farro, orzo, perché no? Variamoli questi cereali. Un giorno possiamo mangiare la pasta, un altro giorno il riso, il farro, la quinoa, l'amaranto. Certo, la dieta deve essere più che altro varia, perché ogni cereale contiene dei nutrienti. Ricordiamo prima quello che abbiamo detto nell'introduzione, l'importanza dei nutrienti, e quindi la dieta deve variare, non bisogna mai mangiare le stesse cose. Dottoressa, lei ha detto che opera, se non sbaglio, esercita la professione di bovalina marina. Sì. Quali sono i suoi appuntamenti, o comunque per capire un attimino nei dettagli, pure per chi ci sente a casa e vuole venire, giustamente le è piaciuta, perché noi cerchiamo a dare un messaggio dall'altra parte proprio di semplicità nelle cose, quindi spero e mi auguro di essere stata ad aiuto. E quindi dove si trova il suo dove esercita a Bovalino Marina? Sì. Scusa. Allora, lo studio si trova in Viale Sicilia 1B, vicino a Piazza Marino. La zona è molto centrale. Per quanto riguarda gli appuntamenti, ricevo sia mattina e pomeriggio, sempre per appuntamento. Naturalmente il mio numero di telefono è presente su Google, Facebook, Instagram, quindi ottimo. Ha una pagina Facebook dove certo. La possono seguire la gente a casa, lo ricordiamo così, un sì, piccolo promemoria, la mia pagina si prendono Facebook, carta e panna, è facilissimo, Manuela Codispoti, mentre la pagina Instagram si chiama MC Sana Nutrizione. Perfetto, grazie dottoressa. Parliamo invece, prima parlava un pochettino di limone, sempre, ma la mattina si prende il limone, cioè come funziona? Perché dice, mi raccomando, la spremuta di limone è importante. Sì. E sono quei piccoli passaggi che voglio capire nei dettagli, ecco, per seguire, per dare, ripeto, alle ragazzine che sicuramente ci seguono, e in questo momento, perché sarà, è il momento, giustamente l'alimentazione per le ragazzine è una cosa importantissima, e bisogna stare attenti pure nel parlare e nel seguire una giusta alimentazione, che qui, grazie alla mia ospite, che sono davvero grata, la stimo tantissimo, proprio per capire meglio dei dettagli. Ci parli un attimino quando, come e il perché della spremuta di limone? Sì, allora, la spremuta di limone è consigliata soprattutto sulle verdure, sulla carne, per quanto riguarda quello che è l'assorbimento di ferro. La spremuta di limone utilizzata come doccia interna, che è stata pubblicizzata per lungo periodo, io sinceramente non la consiglio, anzi, per migliorare e riattivare il metabolismo, consiglio invece spesso al mattino di svegliarsi e bere un semplice bicchiere di acqua tiepida, basta quello, perché poi a lungo andare la spremuta, bere quel succo di limone a digiuno può avere un effetto corrosivo sui denti, può andare a aumentare comunque il pH acido del nostro stomaco, quindi io non la consiglio non la consiglio al mattino, ma la consiglio sugli alimenti per aumentare l'assorbimento di ferro. Sì, perché ricordiamo che negli alimenti possiamo ritrovare il ferro, possiamo ritrovare sali minerali, ma non sempre questi elementi si trovano in una forma che è biodisponibile. Che cosa vuol dire un elemento deve essere biodisponibile? Ovvero può essere utilizzato dal nostro organismo. Ed ecco qui, come nel caso del ferro, che è difficilmente biodisponibile, è possibile utilizzare la spremuta di limone, ad esempio sulle verdure, sugli spinaci, sulla verdura a foglio verde, il broccolo, sulla carne.
da qualsiasi fantasia, anche in cugina, sì, infatti, ho voglia di fantasia. Invece per le barrette energetiche, cosa ne pensa? Perché vedo che spesso e volentieri zero calorie, zero grassi, cosa ci... Allora, zero calorie e zero grassi sono solamente, diciamo, delle tattiche di marketing che vengono utilizzate per favorire la vendita di questi prodotti commerciali. La barretta energetica viene consigliata più che altro per le persone che comunque stanno fuori e che magari non hanno la possibilità di fare gli spuntini, onde evitare di arrivare poi al passo successivo con quella fame nervosa che poi, diciamo, rovina tutto il piano nutrizionale. Quindi la barretta sì, utilizzata con parsimonia, però. Molta parsimonia. Sì, sì, con molta parsimonia le barrette. Invece per i yogurt, quelli intero, yogurt greco, yogurt in tutte le specie possibili e immaginabili, pur di prendere zero grassi, ecco, come le diceva prima, di marketing, cosa ne pensa invece dei yogurt? È un buon alimento da utilizzare la mattina appena si sveglia o comunque nel pomeriggio per spezzare quel po' di fame? Spesso vedo tipo lo yogurt greco, qualche delucidazione in merito? Allora, anche qui l'argomento è abbastanza vasto perché esistono tanti tipi di yogurt. Esiste lo yogurt greco, che invece va incontro un altro processo di trasformazione ed è molto più proteico rispetto allo yogurt normale. Quindi mi raccomando, quindi a casa anche lo yogurt greco. Ecco, ad esempio, lo yogurt greco può diventare un ottimo spuntino dopo un allenamento perché è ricco di proteine ed è molto saziante rispetto allo yogurt standard. Adesso nei nostri supermercati stiamo anche trovando il kefir, che è ricco di probiotici, che quindi vanno a nutrire la nostra flora batterica intestinale in maniera naturale senza dover ricorrere ad altre sostanze, quindi perché no? E poi lo yogurt viene facilmente tollerato anche dalle persone che hanno un'intolleranza al lattosio, quindi hanno il deficit di questa lattasi. Molte persone riescono anche ad assumere lo yogurt con moderazione nella propria dieta. Una domanda più dettagliata. Sì. Mi è mai successo, ovviamente una deformazione professionale assolutamente, però giusto per capire, non lo so, una non vuole questo oppure non mangia quell'altro, quindi come accoglie la sua cliente nello stesso tempo per far mangiare quello che alla persona, per esempio, c'è qualcuno che mangia di tutto, ecco, per esempio qua abbiamo parlato prima degli spinaci, in questo caso come si comporta, com'è la dinamica per seguire poi una dieta e raggiungere l'obiettivo, quello di dimagrire? Certo, naturalmente non tutti riescono a seguire, già questo dipende anche dall'educazione che hanno avuto in famiglia, quindi non tutti seguono una dieta che sia onnivora oppure possono mangiare tutti gli alimenti. In questo caso, durante la visita c'è proprio uno spazio che io dedico alle abitudini alimentari e quelle che sono le preferenze alimentari del mio paziente, in maniera tale da adattare il piano alla persona che mi trovo davanti e favorire l'aderenza, perché deve essere anche io a entrare in sintonia con la persona che ho di fronte. Ma penso proprio che ci sta, perché è entrata già nel profondo del cuore, penso sia ai telespettatori a casa che in primis. Grazie. Anche a me. Invece per la dieta vegana, poi la lascio, la giuro che la lascio anche perché è giusto. Per la dieta vegana invece come... Allora, il regime vegano è sicuramente, a mio parere, un regime sbilanciato, perché mancano le proteine di origine animale, quindi non è la stessa cosa sostituirli con gli alimenti di origine vegetale. Naturalmente se il paziente per motivi etici oppure riporta altre motivazioni per cui è prevista l'esclusione di proteine di origine animale, si può intraprendere anche questo percorso, perché no? Però per me rimane sempre la famosa dieta mediterranea. Anche perché adesso, insomma, sui social comunque ci sono tutte le varianti di tipologie di cucinare, culinarie, e mi rendo conto che addirittura c'è il... Io ho assistito l'altro giorno, giustamente non bisogna fare nomi, però proprio a una torta vegana, e io ahimè sono rimasta un po' perplessa, dico, oddio, cosa ci sarà lì dentro, quindi non lo so.
Che cosa pensa in merito, voglio dire, pure queste ciambelle, questa idealizzazione, perché adesso è tutto vegano, dove ti muovi addirittura, prima non sapevamo niente di olio di palma, non sapevamo niente, tutto adesso non contiene olio di palma, tutto dietetico vegano, insomma, veramente allora, ci stanno mangiare ogni tanto un dolce vegano non fa male a nessuno, parlare poi di dieta vegana è una cosa abbastanza, è una cosa diversa, ad esempio un dolce vegano può essere utilizzato in un regime dietetico in cui il paziente ha difficoltà a digerire il lattosio, allora apposta di inserire il latte si può mettere il succo di spremuta, si può utilizzare anche uno yogurt vegetale, perché no? Questo sì, però come regime dietetico restiamo sempre e ricordiamo che la migliore è la nostra dieta mediterranea. Io la terrei qui non so per quanto, mi permetta l'ultima domanda, giuro, sì. Poi la lascio. Invece per quanto riguarda la roba integrale, che cosa ne pensa? Spesso vedo cristini, cracker, di tutto e di più che fuoriesce dalle nostre case, ecco lì cosa ha da dirci? Allora, l'integrale assolutamente da scegliere rispetto alle farine bianche perché è meno lavorato. Quindi è ricco di fibra, consigliatissimo. Naturalmente non tutti possono tollerare la fibra, ad esempio ci sono delle persone che presentano l'IBS, ovvero la sindrome del colon irritabile, oppure persone anche che anche lì è un altro capitolo che è vasta come cosa. La nutrizione è vastissima, è una scienza olistica che abbraccia un sacco di rami. Cioè quando noi parliamo di nutrizione parliamo anche di ginecologia, gastroenterologia. È, quindi, tutto, è tutto un collant praticamente. Esatto, perché parte tutto dal cibo. L'importante è arrivare ad avere consapevolezza del cibo e arrivare ad avere anche una consapevolezza di noi stessi. So che anche della frutta alcune cose tipo con la buccia non fa tanto bene per il nostro colon. Dico sì. Una cosa sbagliata, sì. Mi corregga se sì, sbaglio. Sì, sì. Ci sono alcuni tipi di frutta che non possono essere consigliati nel caso dell'IBS, ovvero del colon irritabile. Infatti, in queste condizioni è possibile seguire una FODMAP, che è un altro modello dietetico che si utilizza proprio appositamente per le persone che hanno questa problematica. Io che dire, la ringrazio di essere stata qui con noi, mi grazie auguro che avrò un'altra possibilità. Da qui è tutto, vi saluto dal 60 News e da Raffaella. Alla prossima, grazie. Da Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è arrivata la nuova collezione primavera-estate. Qualcuno sta già scegliendo come vestire l'uomo e la donna, dal classico al casual. Scelgono e riscelgono dai nostri brand storici Levi's, Trussardi Jeans, Marella, Surcana, Linea 5, Gaia Life, Sanremo, Ingram e tanto altro. Scelgono con serenità, poiché i nostri locali sono perfettamente sanificati ed ampi, così come gli abiti trattati con la luce ultravioletta. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella Roccella Ionica, è la scelta giusta. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete. Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. Reat ADSL. L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Cerca Immuni su App Store o Google Play e scaricala subito. Scarica Immuni, aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese.